Due. La Juventus ha vinto per la prima volta in trasferta in questo campionato passando sul campo della Cremonese, ma il risultato finale non deve illudere perché Trapattoni ha ancora grossi problemi da risolvere. La Cremonese infatti per lunghi periodi ha messo alle corde i campioni d'Italia, mancando però nella fase conclusiva. Il primo grosso pericolo lo corre Tacconi, ma è Platini a portare in vantaggio la Juventus su punizione ad effetto che ingarna Borin. Reagisce la Cremonese, ma Nicoletti tira debolmente su Tacconi da buonissima posizione. La ripresa si apre con i Lombardi in avanti. Nicoletti sgroppa fino sul fondo, recupera, ma viene atterrato in area da Favero ed è rigore. Batte Chiorri e la Cremonese ottiene il pareggio. La Juventus riparte all'attacco. Platini in serpentina va sul fondo e serve Briaschi, che di testa supera Borin, ma sulla linea salva Viganò. Insistono i bianconeri. Bognic in avanti pesca Vignola liberissimo, che al volo in diagonale supera Borin. È il vantaggio per la Juventus. La Cremonese cerca il pareggio. Bonomi tira da lontano, Tacconi non trattiene ed è bravo Cabrini a precedere Paolinelli a salvare la sua porta. Sbilanciati in avanti, la Cremonese subisce la terza rete. Platini serve Rossi, che a sua volta fa proseguire Briaschi, che in solitudine va a concludere. È il 3-1 che tutto sommato punisce fin troppo la volitiva cremonese.